Ciao a tutti. Allora, di solito non faccio questo tipo di video, ma sto vivendo una situazione sui social abbastanza surreale. È ormai da un po' di mesi che ricevo un sacco di messaggi di insulti, messaggi che io definisco di bullismo e anche di sessismo. Sono due temi che per me sono molto importanti, sono molto sensibile a queste due cose, non solo per me stessa, perché poi io vi posso raccontare quello che sto vivendo io, ma è un messaggio che voglio lanciare per le tante ragazze che vivono ogni giorno situazioni del genere. Io vengo attaccata per la mia storia personale, per la storia sentimentale che sto vivendo. Però poi ci sono tante ragazze che ogni giorno vengono bullizzate, per tantissimi altri motivi. Io penso che nel 2023 non debba più esistere né appunto questo tipo di sessismo né questo tipo di bullismo. Io penso che tanti anni fa ho scelto e ho accettato di essere un personaggio pubblico, quindi appunto accetto qualsiasi cosa comporti essere un personaggio pubblico. Se esco mi fanno le foto, vengo paparazzata, mi chiedono foto e autografi e sono molto contenta di questo. Sono contenta di raccontarmi sui social media, sono contenta di raccontarvi del mio lavoro, del mio ruolo anche di mamma, di donna, anche se comunque poi amo tenere un po' di cose per me, amo anche un po' la mia privacy. In questo momento sto semplicemente cercando di vivere una relazione sentimentale con un'altra persona. Voglio semplicemente provare ad essere anch'io felice, a trovare un mio momento di pace e tranquillità. Penso che questo non sia una colpa, penso di sì essere un personaggio pubblico, ma anche di essere una ragazza normale che fa tutti i giorni la mamma, si sveglia alle 7 con il proprio figlio, lo porta a scuola, lo preparo. E vivo comunque una vita veramente, veramente normale fuori dai riflettori. Poi certo vado in televisione, faccio un bellissimo lavoro, che poi mi permette di mantenere mio figlio, faccio veramente tante belle cose e poi cerco appunto di vivermi una storia normale. Io vengo in questi giorni accusata di non so che cosa, forse di essere donna, veramente dobbiamo ancora essere così sessisti nel 2023 e di puntare il dito verso una donna. Perché? Perché il proprio compagno vive magari un momento diverso o magari un po' più difficile nel proprio lavoro. Se fosse successo dall'altra parte, se magari fosse stata la donna a vivere un momento più difficile lavorativo, l'uomo sarebbe stato veramente colpevolizzato in questa maniera? E poi colpevolizzata perché? Perché sono donna e faccio che cosa? Io penso che ognuno di noi possa vivere un momento più o meno complicato nella propria carriera, che sia io, che sia uno sportivo, che sia una persona che fa qualsiasi altro lavoro. Ci sono gli up and down, penso, nella vita di tutti, però questo non va mai riversato sulla persona con cui si sta. Io parlo per la mia esperienza, per quello che sto vivendo adesso, ma vorrei parlare anche per le tante ragazze che ogni giorno appunto vivono questi tipi di situazioni di bullismo, sessismo, per qualsiasi altro motivo, che sia semplicemente per l'aspetto fisico o per altro. Io amo i social e veramente vorrei che i social vengano usati con un po' più di responsabilità, forse. Possiamo veramente supportarci, farci complimenti, possiamo anche dire la nostra, ma perché insultare? Perché dover offendere, voler mandare così tanto odio ad altre persone? Non concepisco questo tipo di ignoranza e veramente vorrei dire basta a questi leoni da tastiera che aprono Instagram e dicono: ma sì, perché oggi non insultiamo Melissa? O magari può essere domani Francesca, o Samantha, o Giorgia, o Simona. Ma perché? Pensate se una di queste donne fosse vostra mamma, vostra sorella, la vostra fidanzata, vostra nipote. Ho letto tantissimi commenti da parte di persone con figli, donne e uomini, perché poi diciamo tanto solidarietà femminile. Ma poi perché devo ricevere tutti questi messaggi di cattiveria da altre donne? Noi dovremmo unirci, dovremmo supportarci. E gli uomini ci dovrebbero proteggere e dovrebbero essere forse anche più gentili. È un tema molto delicato in questo momento storico e vorrei veramente che tutti facessimo una riflessione insieme su questo. Detto questo, un'altra cosa che comunque mi ha molto ferito, oltre a leggere questi commenti appunto assurdi sui social, sono anche stati i titoli dei giornali appunto scritti da dei giornalisti,
che hanno scritto: ah, la satta deve essere difesa. Io mi chiedo e vi chiedo: difesa da che cosa? Dal vivere una semplice relazione come tante altre ragazze della mia età, dal cercare di stare a fianco al proprio compagno, dall'amare una persona, dal cercare di avere semplicemente una vita normale al di fuori del lavoro che faccio? Io penso di non dover essere difesa da nessuno, non dover essere difesa dall'essere donna. Non faccio niente di diverso da tante altre persone. Penso anzi di essere una persona molto normale. Poi ieri, insomma, sono rimasta a bocca aperta perché una testata giornalistica anche importante ha fatto un titolo surreale: Melissa porta sfortuna. Ma perché? Vi voglio allegare adesso il titolo che è stato fatto e anche la lettera che il mio avvocato ha scritto a loro, per cercare appunto di sensibilizzare. E vi ripeto, questo non lo faccio solo per me, perché comunque negli anni penso di aver imparato un po' a farmi scivolare tante cose addosso, ma lo faccio per le tantissime altre ragazze che ogni giorno vivono situazioni appunto di bullismo e di sessismo. Ed è un tema per tante altre situazioni, a me è successo adesso per la mia relazione sentimentale, ma a tante altre ragazze succede per mille altri motivi, quindi cerco semplicemente di attraverso raccontando la mia storia e attraverso appunto la mia storia di poter aiutare tante altre situazioni. Io direi basta, facciamoci tutti un esame di coscienza, perché non voglio che mio figlio cresca con tutto questo odio. Un giorno anche lui avrà un suo profilo social e veramente non lo so, mi sentirei male al pensiero di fargli leggere tutte queste. Bene, spero che insomma, vi sia arrivato al meglio il mio messaggio. Vi volevo augurare un buonissimo weekend. Tra l'altro oggi è il compleanno di mio figlio, quindi lo passerò con lui. Voglio solo dirvi di cercare di essere tutti un pochino più buoni. Cerchiamo di supportarci. Tutti noi possiamo vivere dei momenti di alti e bassi, ma la cosa più importante è avere sempre qualcuno a fianco che ti dice una parola dolce o di amore per aiutarti appunto ad andare avanti. Quindi anche sui social cerchiamo di essere un pochino tutti più uniti e di supportarci un pochino di più. Poi se qualcuno non ci piace possiamo tranquillamente bloccarlo, cambiare pagina, ma cerchiamo veramente di avere un pochino più rispetto e di combattere tutti insieme sia questo bullismo che questo sessismo che ai giorni d'oggi non dovrebbe più esserci. Un bacio.